Salve a tutti ragazzi, oggi vi portiamo verso Garzeno. Dico verso giustamente perché non sappiamo se andremo fino a Garzeno o ci fermiamo in qualche posto prima. Scusate il coso, scusate, c'era. Scusate, problemi delle strade in Italia, giustamente, dovevo andare più piano lì. Arrivati a Garzeno, solo che non c'è parcheggio, allora scendiamo. Qui la strada non è delle migliori e non si sa dove lasciare la macchina, quindi scendiamo e proviamo a lasciare la macchina in qualche frazione o posto sotto. Ok ragazzi, siamo a Catasco, siamo... Dove cazzo vado? Dov'è che vado qua? Ah ok, ah, okay. Mi fa segno lui, ok, grazie. Infatti che non sapevo dove cazzo andare. Ci passo? Sì. Sì, fatto bene, sì. Qua che ci sono dei figoni. Ah, ma c'è troppo pericoloso. Scusa. Forse le ho riprese qua. Anche sono pericoloso. Ok, sì. Adesso aspettiamo che c'è la macchina. Vi facciamo vedere le bellissime strade di Catasco. Poi una moto, vuoi vedere la strada che deve passare la macchina? Ragazzi, vi volevo dire due cose. Innanzitutto che oggi c'è il cameraman del primo video, quello del secondo video ha fatto delle riprese un po' strane, se vi siete accorti ditemelo, perché erano riprese un po' alte. Seconda cosa, alla fine non andiamo a Garzeno, anche se ci siamo già stati, non andiamo a fare video lì perché non c'era niente da vedere ed era una pericolosità impressionante, il rischio di fare incidente un casino di volte, ragazzi, veramente era pericolosissima quella strada. Ve lo dico col cuore, non andate a Garzeno perché spaccate la macchina, è pericolo. Io ho una macchina piccola e stretta, rischio di andare addosso di tutto, che io vado piano, ma piano, che c'è la gente che mi vuole superare, tutti mi vogliono superare a me, perché io vado piano piano piano. A Garzeno rischio incidenti andando a 10-20 all'ora, cioè se rischi di incidente andando a 10-20 all'ora evidentemente non devi andare a Garzeno. Ragazzi, noi siamo spostati da Garzeno qua per farvi vedere le capre. Incredibilmente abbiamo trovato le piccole. Noi di solito qua ci sono le capre, ma oggi ci sono le piccole. Ciao! Sì, sono io, Luca! Sì, giusto! Sì, scendi pure! Ti apro io la porta, così. Sono capre con una poca educazione perché non rispondono alle domande, ma d'altra parte bisogna rispettare tutti i tipi di persone e di animali. Se uno è maleducato e non risponde, va accettato, giustamente. Siamo scesi da Garzeno per far vedere le capre nel solito posto in cui c'erano. Abbiamo trovato pecore in un altro posto e nel posto solito delle capre non c'è neanche una capra. Allora, vado a Garzeno, non trovo niente da far vedere in video, scendo da Garzeno, niente, vengo al posto delle capre e trovo vicino delle pecore. Ci manca che sparisce il lago e si forma un mare e dopodiché verrà il video più strano della storia. Io direi che il video si conclude qui, non ho nulla da mostrarvi sinceramente, a meno che se trovo qualcosa ve lo faccio vedere, quindi... Se il video finisce, è finito. Se continua, giustamente, era facile da indovinare questa volta. Non era un indovinello complicato, dai. Ciao a tutti, a meno che trovo qualcosa, lo inserisco. Dipende, perché potrebbe... magari io saluto, il video dura ancora un quarto d'ora. Magia. Lo scoprirete... Tra poco lo sapete. Lo saprete ora.